diavolo abbia fatto prima. Saluto a tutti, scusate le imprecazioni. Comunque adesso sta riprendendo bene, perché vedo i numeri che scorrono. Comunque, cioè, ti avevo già chiesto questa domanda, fatto questa domanda. Dicono che tu non esista. Come la Hanno prendi? assolutamente ragione. Però tra l'altro hai Sono. sbagliato già la R, quindi sanno già che sei tedesco, temo. Prova a dire la parola questo, quello, quest'altro, quest'altro. Questo, quello, quale? Quale ti è venuto bene? Però un po' strano. Prova a ridirlo. E Questo. poi ci sono le querce nel parco. Querce? Querce nel parco. Qui la mia pronuncia fa schifo. Comunque dicono che tu non esista. Come reagisci questa cosa? O che io praticamente non so, non abbia nessuno che mi caghi, perché Neanche se... i cignoli. Si Aspetta, dov'è il vede cigno? azzati. Eh sì, adesso c'è il cigno. Non so se si possa riprendere da vicino, c'è un simpatico cigno che sta nuotando tra l'altro nella mia direzione, quindi il cigno mi caga. Ah no, è fermo, scusate, sembrava che si muovesse. Chiedo scusa, ma il cigno non ci sta provando con me. Quindi niente, tu che dici? Io sono una Guarda, che... guarda, guarda. Wow, cigno inferocito. Non so che cosa abbia visto. Scusi signora, il cigno niente, è andato a picchiare qualcuno, penso, perché inferocito così gli hanno toccato la prole. E niente, cosa è successo? Poi si è fermato. Poi si è fermato, niente, uno sclero passeggero, era fermissimo, poi ha fatto un'accelerata tipo Voleva Schumacher, allenarsi un po'. allenarsi. E niente, dicono che tu non esista. Ah, ce ne sono due. Ah, ok, mi ha andato a litigare con questo. Oh, dalla tipa, è andato a trovare la tipa molto in fretta, ha preso il turbo. Chiamato e poi. Ah sì, lei l'ha chiamato e ha detto, senti, abbiamo l'appuntamento, sei in ritardo, e l'altro ha detto, usci, madonna, ho Se dimenticato. ti alzi, vedi anche la natalità. Sì, se mi alzo però non devo far cadere niente, tipo il cellulare in acqua. Ma non so se riescono a vederla l'anitra nell'acqua. Soprattutto non vedo se la sto riprendendo. Niente, l'anatra se ne va giù a chiappe all'aria. Invece Mostra la parte migliore di sé, che più o meno ha anche la mia, essendo che la mia tra l'altro coincide con la faccia. E niente, ci sono i due piccioncini. Ma è vera sta storia che sono monogami? Può essere? C'è qualcuno che ha studiato biologia e mi faccia sapere se i cigni sono monogami. Penso di sì, perché lei l'ha chiamato e lui è corso, tipo, mi sono dimenticato l'appuntamento. Viceversa, chissà. O noi siamo monogami? No, gli esseri umani non credo. Beh, diciamo che c'è qualcuno sempre nascosto nell'armadio, quindi se tanto mi dà tanto, la fedeltà è un po' un problema per alcuni. E niente, adesso abbiamo anche i cigni con la testolina sott'acqua. E anche loro sono l'uno fidanzato con l'altro. Sì, attenzione che devo salire un gradino, quindi cadrò in diretta. Lui mi sta tenendo perché io per volare farmi male. Ma dai, speriamo che questa roba diventi tipo Discovery Channel. Fate girare. Ah, abbiamo anche Frau, la signora, cioè la signora Anatra, che è quella marroncina, perché il signor Anitro è sempre più bello dell'anitra. Invece i cigni sono belli tutti e due, credo. Ciao, signor cigno. Ciao. Dai, mostratevi alla ale. Niente. Boh, direi che va bene così. Abbiamo fatto questa diretta. Io vi mando un bacio. Ce n'è un altro che arriva. Altra Altro coppia. paio e E uno spaiato che penso verrà picchiato, non lo so.
Se si mette contro la femmina o troppo vicino alla femmina, secondo me verrà preso a randellate appena il maschio la vede. Sì, bellissimo, dai! Si menano! Non so se riesco a riprenderli. Dai, 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 picchiatemi ancora, così faccio le visualizzazioni. Legne, botte! Io lo dicevo, che si sarebbero menati. Primo round. Io ringrazio quello nero che è venuto a rompere le balle. Spero che possiate vedere perché ho il sole contro, purtroppo, e la camera che fa quel che può. Vediamo chi scaccia chi. Upla. La femmina si riavvicina, timidamente. No, 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 fa finta, fine primo round. Quello, secondo me quello nero è lì tutto ringalluzzito, ma c'ha paura, l'ha scacciato, mi sa, l'ha scacciato, ce l'ha fatta. Niente, l'ha scacciato, mi dispiace, ha perso. Se ne va via con la coda tra le gambe. Stavo per chiudere tutto, poi mi stavo per perdere questo incontro di box. E niente, quello nero se n'è andato mestamente dietro. E gli altri due restano a mangiare assieme. Bello, eh? A festeggiare la vittoria. Niente, è proprio andato, tagliato la corda e via. Niente, un bacione a tutti e al prossimo incontro di box, penso. Non ci sono più botte, credo. Sto guardando attorno, ma credo di no. Per il momento no. No. Ciao, ciao, ci sentiamo.